questa prima partita di campionato è arrivata una brutta sconfitta, se l'aspettava? No, veramente sapevamo di incontrare una squadra blasonata come San Michele, anche perché loro possiedono dei giocatori che hanno giocato in Serie B, ai livelli superiori, e quindi sapevamo comunque di incontrare una squadra forte. Noi abbiamo patito molto la mancanza di Michele Morrone, che è il nostro trascinatore, e anche per la condizione atletica di qualcuno che ancora non è al meglio per poter giocare. Purtroppo ce l'abbiamo messa tutta. Il primo tempo è stato un pochettino diciamo, la frazione di gioco che ci ha dato più penalità, perché abbiamo fatto troppi errori e nelle ripartenze in contropiede ci hanno sempre punito. Il secondo tempo abbiamo uscito un po' di orgoglio, però non siamo comunque riusciti a rimontare, e loro, vabbè, poi hanno fatto il quinto gol e comunque ci ha penalizzati nel tutto. San Michele ha dimostrato tutto il suo valore in campo, no? Secondo lei le ambizioni della Futsal Taranto non cadono dopo questo capo, no? No, assolutamente, noi ci impegniamo a fare bene fino all'ultima giornata. E io quello che ho detto ai miei ragazzi è che settimana per settimana raccoglieremo i nostri miglioramenti, la nostra crescita. Pensare già da ora a programmi futuri è troppo presto, però posso dire che comunque per i giocatori che abbiamo, di sicuro in futuro ci faremo valere. Sabato prossimo si va in trasferta con Real Mula, no? Che partita si aspetta, anche se un po' preso? È una partita anche quella molto difficile, infatti il calendario, diciamo, che non ci ha aiutati nelle prime partite. Questa trasferta sarà importante, è perché oggi, diciamo, è finito, siamo usciti sconfitti, ma anche perché il Real Mola è una squadra che da diversi anni ha delle belle squadre, delle belle formazioni, con dei giocatori esperti, anche quella sarà una partita dura.